Comunque, bisogna innanzitutto vedere la scena, se no questo mito non si apprezza, non si capisce neanche bene. Allora, la scena da cui partire è questa, è una strada polverosa, come può essere una strada della Grecia del, non so, del VII, dell'VIII avanti Cristo, quindi una strada polverosa dove una persona, un uomo, avanza zoppicando e con in mano un bastone. Chi è quest'uomo che avanza sulla strada zoppicando con in mano un bastone? Edipo. Edipo è figlio di un re che si chiama Laio, re di Tebe, e questo Laio è un brutto personaggio. Poi ne dovremo riparlare più avanti perché è centrale la sua figura nel mito. Laio è un brutto personaggio perché da giovane ha rapito e stuprato il figlio di un ospite, di un amico. Questo ragazzo si chiama Crisippo. Questa è una colpa grave, ma non tanto per il rapporto, come dire, omosessuale fra i due, perché questo in Grecia, un rapporto omosessuale fra un uomo adulto e un ragazzo giovane è abbastanza normale, perché fa parte di una forma, diciamo, di educazione del giovane, no? Del ragazzo, che poi, una volta superata questa fase, potrà, se lo vuole, sposarsi, avere una vita normalissima. Insomma, è come dire, una cultura che assesta i rapporti fra i generi e fra i sessi in maniera un po' diversa rispetto a noi. Quindi non è tanto quello, ma è il fatto che lui l'ha fatto con la violenza e lo ha fatto nei confronti di un amico e di un ospite. Questo gli procura una maledizione. Ecco l'altro elemento, diciamo, fondamentale, importante di questo mito. Laio riceve una maledizione e questa maledizione consiste in primo luogo in questo. Cioè un oracolo gli dice: tu sei stato maledetto e quindi tuo figlio ti dovrà uccidere. A questo punto Laio che cosa fa? Cerca di non mettere al mondo figli e quindi usa delle sue tecniche, diciamo, con la moglie Giocasta per non metterla incinta. Salvo che un giorno, sempre un giorno critico, diciamo, un giorno fatidico nella vita di ciascuno, lui è ubriaco, si dimentica di questa precauzione e la moglie concepisce un figlio. Quando il bambino nasce, Laio, che appunto è un mascalzone, è un padre crudele, oltre che un uomo crudele, questo bambino lo prende, lo affida a un pastore e gli dice: vallo a esporre, ammazzalo, questo non deve vivere, uccidilo, portalo sul Citerone, che è il monte vicino a Tebe, dove succedono tutte le cose più atroci, più turpi di Tebe, tutte sul Citerone succedono. Portalo sul Citerone e uccidilo. Il mito ha varie varianti, no? Alcuni descrivono questa scena con il pastore che si porta via il bambino legato così e infilato, no, le mani legate in questo modo, i piedi incrociati e legati, infilato in un bastone che se lo porta via, come se fosse un agnello che deve essere sacrificato. Altri dicono che invece gli era stato messo addirittura un anello nei piedi, come per tenerlo fermo, no, per impedire che si muovesse, che fuggisse. In realtà il pastore si commuove. Non lo uccide, lo abbandona sulla montagna pensando che saranno gli animali a fare giustizia, o il freddo, o la fame, eccetera. In realtà un altro pastore, stavolta della città di Corinto, scopre il bambino, lo prende e lo porta a Corinto. Lo porta a Corinto e viene adottato niente meno che dal re e la regina della città, Polibo e Peribea, e quindi Edipo, perché è di lui che stiamo parlando, cresce alla corte di Polibo e Peribea, pensando di essere figlio di questi due. Finché un giorno questo ragazzo va a consultare l'oracolo, anche lui, e in questi miti c'è sempre l'oracolo, no? È sempre l'oracolo che guida, diciamo, le fila dell'azione, così come nel caso di Laio, l'oracolo gli aveva detto: non devi partorire, non devi generare figli, perché sennò questi ti uccideranno. Così l'oracolo dice a Edipo: il tuo destino è questo, ucciderai tuo padre e farai incesto con tua madre. Edipo, terrorizzato, scappa da Corinto perché pensa che il padre e la madre siano quelli lì, Polibo e Peribea.
Ed eccolo sulla strada, quella da qui, no, abbiamo cominciato, che arranca col piede zoppo, e ora capite anche perché è zoppo, perché da bambino il suo piede è stato trapassato, è stato offeso. Mentre cammina lungo questa strada, gli viene incontro un altro personaggio su un carro e gli chiede violentemente, villanamente, gli chiede strada. Il personaggio è importante, viaggia su un carro e avanti a sé anche un araldo, cioè un servo che l'accompagna. Edipo è uno zoppo, però è anche un personaggio focoso. In una variante del mito che una volta ho letto si dice che Edipo aveva i capelli rossi. Aveva i capelli rossi e questo nella fisionomica antica è segno di carattere iroso. Ancora oggi ci sono dei pregiudizi, no, su quelli con i capelli rossi. Spero non ce ne siano troppi fra di voi. Ci sono delle credenze attaccate ai capelli rossi. Mi ricordo il proverbio toscano, anche Giuda era di pelo rosso, quindi insomma questo è. Però è come dire, nel folklore c'è questa tradizione che il capello rosso è associato a una caratteristica negativa. Quindi è focoso, è iroso. Il personaggio che viaggia sul carro gli chiede strada e poi gli dà un colpo con la frusta. Un'altra variante dice gli passò con il piede, con la ruota del carro gli passò sul piede. Edipo si infuria, estrae la spada, ammazza l'uomo del carro e prosegue nella sua strada. Prosegue fino al momento in cui incontra una schiera di piangenti, di donne che piangono soprattutto. Perché? Allora gli raccontano che sulla strada verso Tebe, proprio vicino alla città, su una roccia particolare, c'è un mostro. Si è manifestato un mostro, la Sfinge, un mostro che ha volto di fanciulla, corpo di leone e ali di uccello. Questa Sfinge, che ha voce umana, canta un enigma. Questo è importante. Sempre la Sfinge, in tutte le varianti del mito, canta, non recita. Canta un enigma. E questo enigma è un enigma tale che se non si riesce a risolverlo, la Sfinge divora, è un mostro, divora il malcapitato. Già molti sono stati divorati dalla Sfinge perché hanno provato a passare risolvendo l'enigma, ma non ci sono riusciti. Allora, l'enigma che la Sfinge propone, cantando però, ha varie formulazioni, perché poi i greci si sono molto, molto divertiti a variare questo enigma, ma allora, la sostanza è questa che ora vi dico e poi vi leggo un testo un po' più strutturato. Anzi no, vi leggo subito il testo. Ecco la Sfinge, come la chiama Sofocle, la Sfinge dal canto colorato, dal canto variopinto. Vedremo più avanti che questa caratteristica dei molti colori in realtà è importante poi in tutto il mito. Quindi è un canto che dobbiamo immaginare cromatico in qualche modo, che vuol dire anche enigmatico in greco. Allora, dice la Sfinge, sulla terra c'è un essere che ha due piedi e quattro e tre e possiede una sola voce. Di tutti gli esseri che si muovono sulla terra, volano nel cielo e nuotano nel mare, è il solo che muta il suo aspetto. Ma quando, per affrettare la marcia, cammina con più piedi, allora la forza delle sue membra è più scarsa. Quindi è un essere che ha due piedi, quattro e tre. E però è sempre lui, perché ha sempre una sola voce. E quando cammina con tre, per andare più veloce, in realtà ha meno forza. Nessuno riesce a risolvere questo enigma, salvo Edipo. Ci sono delle belle rappresentazioni vascolari, si vede Edipo che ha il suo bastone così, ha la mano sul mento, perché è il gesto di chi pensa, di chi riflette, sta così di fronte alla Sfinge, e poi dice con estrema tranquillità, quest'essere è l'uomo. È l'uomo perché l'uomo quando è bambino cammina con quattro zampe, quando è adulto con due, e quando va con tre, cioè con il bastone, allora ha meno forza, perché è più vecchio. La Sfinge, che si vede sconfitta,
caccia un terribile urlo, si butta giù dalla rupe e muore. Il fatto che, vabbè, come immaginate, Edipo diventa un trionfatore, portato in trionfo ed è chiamato anche Sofos, il saggio, ha risolto l'enigma, è un grande sapiente. Questa cosa ci può sorprendere un po', perché per noi l'enigma, come l'indovinello, l'enigma, la sciarada, il rebus, eccetera, sono un po' dei passatempi sostanzialmente, a parte Bartezzaghi, diciamo, che è pure mio amico, che ci ha fatto una fortuna, no? Con questi giochi di parole che oggi trionfano su tutti i quotidiani, però è sempre un passatempo in qualche modo. Nella Grecia arcaica Stefano Bartezzaghi sarebbe stato considerato uno dei grandi sapienti, perché l'enigma ha in questa cultura un ruolo che dopo non avrà più. L'enigma è una manifestazione, non è un gioco, è una manifestazione sapienziale, e chi lo sa risolvere l'enigma vuol dire che ha grande saggezza. Perché questo? Perché se ci pensate sono gli dèi che comunicano così, sono gli dèi che comunicano in modo enigmatico, gli dèi hanno un linguaggio enigmatico, perché comunicano come? Attraverso gli oracoli. E sapete che un oracolo in greco è sempre un enigma, no? Come quando la Pizia dice a Temistocle, dice agli ateniesi che fronteggiano i persiani, che arrivano, e la Pizia dice: proteggetevi dietro un muro di legno. E nessuno capisce, dice: perché dietro un muro di legno? Cioè, sì, mai dietro le mura di Atene, ma non dietro un muro di legno. Temistocle capisce che la Pizia vuol dire, cioè il dio Apollo, vuol dire: salite sulle navi e li sconfiggerete in mare, perché le navi sono mura di legno. Infatti così accade, no? I greci vincono a Salamina, stravincono a Salamina. Quindi l'oracolo è sempre enigmatico, oppure il Dio comunica con gli uomini attraverso il sogno, ma anche il sogno è sempre enigmatico. Il sogno comunica delle verità che non si capiscono, ci vuole l'interprete dei sogni che poi ti spiega qual è il significato, cosa ti voleva dire il Dio. Quindi è un linguaggio divino quello dell'enigma, e anche gli uomini che lo usano, e soprattutto gli uomini che sanno capirlo, sono vicini agli dèi, capiscono ciò che è la vera grande verità. Non ci sono altri casi di enigmi in cui lo sconfitto muore, che sono abbastanza interessanti, perché è una sfida in qualche modo, no? È talmente importante che se si perde si muore. Ce n'è uno che è anche carino, del povero Omero, uno dei tanti racconti su Omero. Di Omero si diceva che una volta fosse andato all'isola di Ios e lì avesse incontrato dei bambini, e aveva chiesto ai bambini: beh, avete pescato? Perché li aveva visti che erano pescatori, e loro gli rispondono con un enigma, cioè in maniera enigmatica, che dice: quello che abbiamo preso lo abbiamo lasciato, e quello che non abbiamo preso ce lo portiamo dietro. E Omero, che pure è il massimo poeta greco, comincia a pensare: ma cosa vorrà dire? Cioè, quello che abbiamo preso l'abbiamo lasciato, e quello che non abbiamo preso invece ce l'abbiamo. Non capisce che questi bambini stanno prendendo in giro e stanno parlando dei pidocchi. Che i pidocchi che hanno preso li hanno buttati via, giustamente li hanno lasciati, quelli che l'hanno presi se li portano addosso. Omero, per la disperazione, muore dal dolore di non essere riuscito a risolvere l'enigma. Così ci sono altri scontri, un altro fra Mopso e Calcante, altri due celebri indovini. Insomma, l'enigma è una cosa seria nel mondo antico. Edipo ha risolto l'enigma. Siccome però i miti antichi sono racconti che hanno tante forme, no? Il mito, quello che chiamiamo mito dei greci, si caratterizza perché non è mai raccontato in un modo solo, ci sono tante versioni del mito, e ognuno se lo racconta un po' a modo suo, la storia resta la stessa ma variano anche delle cose importanti. Come vi ho già detto prima, ecco, quando Edipo incontra Laio, che però non conosce, quel violento, in alcune versioni Laio lo frusta, in altre gli passa sul piede con la ruota del carro, il che, come dire, è costruito per far ricordare che quel piede Laio l'aveva già offeso
quando Edipo era piccolo, ecco. E così c'è un'altra versione dell'incontro con la Sfinge, una delle tante, che è abbastanza divertente, perché qui in realtà descrive, lui risolve l'enigma, dice il testo, per caso. È curiosa questa storia. Purtroppo noi la conosciamo da un frammentino assai piccolo di un commento a una tragedia di Euripide, Le Fenisse. C'è un commento antico che dice: altri dicono che Edipo risolse l'enigma per caso, indicando col dito se stesso e dicendo l'uomo che è qui. Cioè lui pensa che la Sfinge, che dice chi è quello che cammina con due piedi, quattro piedi, tre piedi, e quando va con tre piedi ha meno forza, stia parlando di lui, perché è zoppo. E quindi dice quest'uomo, cioè io. Però la Sfinge capisce che lui ha capito e si butta dalla rupe e muore. Quindi sarebbe, se è così, questa è una variante abbastanza divertente, appassionante, no? Perché in realtà quello che è chiamato a risolvere l'enigma sarebbe anche l'oggetto dell'enigma medesimo. La cosa non è così assurda, perché in realtà questo mito, che è uno dei più belli che la tradizione greca, la cultura greca ci abbia lasciato, questo mito gioca molto con questo tema dei piedi, perché a cominciare dal nome stesso dell'eroe, il nome dell'eroe Oidipus, se lo analizzate potete dividerlo, diciamo, in due. In greco vorrebbe dire oidein e pus. Oidein vuol dire gonfiarsi e pus è il piede. Quindi Oidipus si chiama così perché ha il piede gonfio. E quindi se lui dice sono io quello che c'è il problema ai piedi, in realtà fa riferimento al suo stesso nome. Potete analizzare però il nome Oidipus anche come se contenesse la radice oida, che vuol dire sapere. Quindi è contemporaneamente uno che ha il piede gonfio, però anche sa, e quindi è un risolutore di enigmi. I racconti del mito, specie questi, che è particolarmente complesso e intrecciato, sono belli perché si muovono su tanti livelli, no, di conoscenza. Cioè non c'è solo un nastro narrativo, una cosa dopo l'altra, come, non so, in un romanzo o in un telefilm americano, diciamo che succedono delle cose in fila, ma succedono anche delle cose in maniera verticale. Quindi c'è un personaggio zoppo che avanza, che nel nome porta se stesso, cioè colui che ha quel piede gonfio, che però ci porta anche il sapere, ed è quello che gli servirà per risolvere l'enigma. Insomma, è un, come, per questo i miti poi sono sempre così complessi. Però continuiamo nella vicenda. Allora lui ha risolto questo enigma trionfalmente, lo portano a Tebe e qui gli fanno sposare la regina Giocasta, che è rimasta vedova. Perché lui ha risolto l'enigma della Sfinge. Quale re migliore di lui, di questo Sofos, no? Coraggioso, intelligente, è il re. E per un tot di anni le cose vanno benissimo. Giocasta gli mette al mondo ben quattro figli, quindi matrimonio funziona e la città prospera, sta bene. Poi improvvisamente però Tebe è sepolta da una carestia terribile, cioè le piante inaridiscono, il grano non produce più, gli animali muoiono, addirittura le donne non fanno più figli, non riescono più a fare figli, e poi si scatena la peste e i tebani cominciano a morire. A questo punto la responsabilità è del re, no? Che essendo lui il sovrano deve fare qualcosa. Allora il re Edipo manda a consultare di nuovo l'oracolo e ci manda il quello che è il suo cognato, insomma il fratello di Giocasta, che si chiama Creonte, e Creonte va, consulta l'oracolo e torna e dice: la sacerdotessa ha detto che è stato ucciso il re di questa città, non si è mai scoperto l'assassino e quindi bisogna trovare chi ha ucciso il re, Laio, perché altrimenti qui c'è del sangue che grida vendetta. Questo è un concetto molto greco, l'idea che
che diciamo un assassino, del sangue versato è veramente qualcosa che dura, no? È anche una maledizione, sono anche le divinità che rappresentano questo sangue che chiedono vendetta, quindi è un qualcosa che sta a metà fra la colpa commessa da qualcuno e però il fatto che questa colpa si sparge su tutti, che è un concetto che questo si trova anche a Roma, soprattutto nella fase più arcaica, l'idea che in realtà la colpa, lo scelus, come lo chiamano i romani, è un qualcosa che è commesso da uno ma ricade su tutti e quindi bisogna rimediarlo perché altrimenti sono tutti coinvolti. Lo stesso accade a Tebe. A questo punto Edipo comincia a indagare, cioè è il re, è lui che deve scoprire, deve capire come sono andate le cose. Tenete conto che lui è anche il grande enigmista, eh? Il grande saggio, e quindi si trova di fronte alla necessità in qualche modo di svelare un mistero e comincia nella sua inchiesta a comportarsi più o meno come un detective, cioè comincia a svolgere un'indagine. Comincia a svolgere un'indagine e noi potremmo dire, con sempre questo linguaggio del telefilm americano di oggi, che lui è uno che ha di fronte un cold case, un caso freddo, cioè questo omicidio di cui nessuno si occupava più viene ritirato fuori e lui in prima persona comincia a indagare. E se adesso, quando vedrete l'Edipo re di Sofocle, o se l'avete già visto, a un certo punto lui comincia proprio a usare delle parole che richiamano nettamente il linguaggio dell'investigazione, no? Perché dice, per esempio, prima di tutto lui dice devo svolgere un'inchiesta, dice proprio ereunan, cioè indagare, ma poi dice come sarà possibile trovare la traccia di un crimine antico difficile da decifrare. Quindi si tratta proprio di decifrare un qualcosa. Poi aggiunge, un solo dettaglio può aiutarci a scoprire molte cose, basta lo spunto anche piccolo di una congettura. Quindi è così che del resto procede il detective, no? E poi dopo invece si scoraggia, da solo non potrò seguire le tracce molto a lungo, perché il detective segue le tracce, se non dispongo di qualche segno. E vabbè, insomma... Questo, se poi vi capiterà di assistere, come mi auguro, all'Edipo Re, sentirete questo linguaggio di ricerca, no? Di detective che lui utilizza. Tant'è vero che, questa non è una cosa che dico io per la prima volta, ma almeno dall'Ottocento diciamo, i giallisti, quelli che hanno cominciato a scrivere romanzi gialli come Goboriot, indicano in Edipo e nell'Edipo di Sofocle l'archegeta, diciamo l'iniziatore del romanzo giallo, è il primo che indaga, è il primo personaggio indagante della storia, se volete, del giallo o della letteratura. D'altra parte trovate anche un'altra analogia abbastanza stretta, se avete un po' di confidenza con la letteratura gialla, diciamo, da detective, soprattutto quella dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento, vedete che molto spesso questi detective sono anche grandi enigmisti. Sherlock Holmes è l'uomo che risolve gli enigmi, no? E così Philo Vance, cioè tra il mestiere dell'enigmista che scioglie indovinelli e il mestiere del detective c'è molta analogia, perché si tratta sempre di cogliere nessi, vedere cose che gli altri non vedono, riuscire a capire ciò che si nasconde dietro una trama di indizi o di eventi. Quindi lui è perfetto per svolgere questa inchiesta. E come tale Edipo comincerà a indagare. E se volete, magari sperando che Sofocle non ci senta, ma insomma, anche la struttura della tragedia è un po' da romanzo giallo, no? Perché i romanzi gialli, come sapete, si fondano sempre su due storie. Come dicono i teorici del giallo, esiste la storia investigata e la storia investigante. Cioè, voi siete di fronte a un racconto di qualcuno che è l'investigante, che fa questo, fa quest'altro. In genere poi nei gialli di oggi si mettono sempre in evidenza anche caratteri dell'investigante, c'è sempre una moglie
che non lo sopporta, non so, delle cose, c'è problemi con i figli, poi litiga col capo, cioè c'è una sua storia del detective, e poi un'altra storia che è quella investigata, che è dietro e che deve emergere man mano, diciamo, dall'investigazione della storia investigante. Questa è la struttura tipica del giallo, fino a Montalbano ed oltre, insomma, no, sono tutti fatti così. Anche l'Edipo Re in particolare è costruito così. C'è una storia investigante ed è Edipo che cerca di scoprire chi ha ucciso Laio, è una storia investigata che è quella che pian piano emerge dalla sua ricerca. Qual è il problema, ma anche la bellezza straordinaria di questa vicenda? È che man mano che lui indaga, sempre più capisce che sta cercando se stesso. Cioè sempre più mette in connessione indizi per cui identifica in quel superbo arrogante che lui ha ucciso quella volta, identifica il re Laio. Lui non lo sapeva che aveva ucciso il re di Tebe. Quindi sta cercando l'assassino di Laio, ma in realtà l'assassino è lui. E di questo man mano, diciamo, dovrà rendersi conto. Dovrà rendersi conto, e ovviamente con dolore. Ora questo, nessun romanzo giallo è fatto così. No, poi questo magari ne parliamo un momento alla fine, ma il detective scopre che l'assassino è un altro, che scopre che è lui. Qui invece dietro c'è una trama diabolica, che è la trama del destino, perché lui è una vittima del destino, una trama scritta dal destino, non da lui, e quindi nella sua ricerca ossessiva della verità alla fine arriva a capire che quell'omicida è lui il responsabile della peste di Tebe. Però la storia, come probabilmente già sapete, non finisce qui, perché quando lui ha capito che sta cercando se stesso, quindi è nel terribile imbarazzo di mostrarsi ai cittadini come la causa di tutti i loro mali e come l'omicida, arriva un servo da Corinto, un messaggero, che gli dice: Edipo, ti porto questa notizia che tuo padre è morto, i tuoi genitori sono morti. Cioè Polibo e Peribea, quelli che erano i re di Corinto, sono morti. A questo punto Edipo ha una specie di sollievo, no? Dice: beh, sì, ho ucciso Laio, sono un assassino, però non ho adempiuto all'oracolo, cioè non ho ucciso mio padre e fatto incesto con mia madre, perché loro sono morti e io non ho fatto nulla, no? Sentite queste parole, il messaggero di Corinto si mette a ridere, dice: ma perché? Tu sei scappato da Corinto pensando che quelli erano tuo padre e tua madre e quindi hai voluto fuggire dall'oracolo. Dice: ma guarda che tu non sei figlio di Polibo e Peribea. A questo punto le certezze di Edipo cominciano di nuovo a vacillare e dice: ma allora io chi sono? Cioè, dice proprio: se c'è qualcuno che lo sa, non me lo dica, parli. E il pastore dice: sì, io ti ho raccolto, io, il messaggero dice, io ti ho raccolto sul citerone bambino e ti ho portato a Polibo e Peribea, tu sei un bambino esposto. Edipo insiste: allora io di chi sono figlio? Se qualcuno lo sa, parli. Ecco che esce un altro uomo anziano come quel messaggero, vergognoso, è lo stesso uomo che ha assistito all'omicidio di Laio, e dice: io, servo di Laio, io ti ho raccolto bambino, dovevo ucciderti, non l'ho fatto, sono io che ti ho lasciato sul citerone, tu sei figlio di Laio e di Giocasta. A questo punto è proprio una trappola infernale, come fosse una tagliola che scatta e lo distrugge. Cioè, non solo io sono un assassino, ma io ho ucciso mio padre, perché quel Laio lì che ho ucciso era mio padre, e poi c'è sua moglie lì, Giocasta, con tutti i suoi figli, e lui scopre di essere anche un incestuoso. Quindi ha messo insieme le colpe più orribili che potesse commettere. Ha ucciso il padre e ha fatto incesto con la madre, ed è lì di fronte ai cittadini. La tragedia avrà poi un esito terribile, perché Edipo si acceca, perché non
non vuole più vedere questo mondo di cui è stato parte e che ha, come lui dice, ha infangato, ha insozzato, cioè non posso più vedere niente, io non voglio vedere, non voglio più vedere il sole, non posso più, come dire, mi acceco ed è come fanno i bambini, così nessuno mi vede più, no? Non interrompo, i bambini pensano che quando si chiudono gli occhi gli altri non li vedono, è che è un po' una cosa, penso, di questo tipo, questo accecamento di tipo. E Giocasta, per parte sua, la moglie, che fino all'ultimo ha cercato di convincerlo che non è vero, no? Che in realtà lui non è il patricida, non è l'incestuoso, quando si trova di fronte a questa verità incontrovertibile si impicca e poi la maledizione continuerà, perché i due figli maschi, Teocle e Polinice, si uccideranno e Antigone soffrirà e morirà sempre per colpa di ciò che è avvenuto a Tebe. Insomma, quindi questa maledizione continuerà. Però non è tanto, come dire, questo, perché sarebbe solo continuare a raccontare storie, il che va bene perché poi i miti questo sono, storie che comunicano grandi significati, però al di là del continuare a raccontare la storia c'è un altro aspetto proprio della struttura, della forma di questo mito che è affascinante. E torniamo così all'enigma. Edipo, grande solutore di enigmi, ha capito l'enigma della Sfinge. In realtà poi è un enigmista fallito perché non ha capito il vero enigma che era lui, cioè quello non, fino all'ultimo non è riuscito a capire l'enigma che stava ponendo a se stesso, ma soprattutto ha prodotto a sua volta un enigma. Perché? Perché commettendo l'incesto, lui che cosa ha fatto? È diventato il marito di sua madre, ha generato dei figli, che sono contemporaneamente suoi figli ma anche suoi fratelli. E questa moglie è contemporaneamente sua moglie e sua madre. Cioè ha proprio scombinato tutto. Suo padre diventa contemporaneamente un suocero. Quindi ha portato la confusione più totale in tutte le relazioni di parentela, no? della sua famiglia. Ora, se voi leggete questi sconvolgimenti prodotti dall'incesto nei rapporti di parentela, ne tirate fuori altrettanti enigmi. Ed è quello che farà Seneca. Così abbandoniamo un po' Sofocle per Seneca, che anche lui ha scritto un Edipo Re e una tragedia incompiuta che si chiama Le Fenice. Allora, nelle Fenice di Seneca, all'inizio, il poeta mette in scena un Edipo vecchio, che disperato, che è seduto su una roccia e dice: «Se io da qui raccontassi che cosa ho fatto della mia famiglia, proporrei enigmi più inestricabili di quello della Sfinge». E continua: «Genero di suo nonno, rivale di suo padre, fratello dei suoi figli, padre dei fratelli, con un solo parto la nonna ha partorito figli al marito e a se stessa dei nipoti. Chi potrà spiegare simili mostruosità?» Cioè, se voi prendete quello che lui ha combinato, no? E che Seneca qui descrive così bene, e lo leggete come un enigma, cioè gli date la forma di un enigma. Chi è colui che è contemporaneamente il padre e il fratello dei suoi figli? Ecco, questo è già un enigma. La risposta è ovviamente l'uomo che ha sposato sua madre, però è un enigma a tutti gli effetti. Funziona come quello che Aristotele diceva dell'enigma, tenere insieme due cose che non ci possono stare, no? Non si può essere contemporaneamente il fratello e il padre dei propri figli. Però in realtà si può, però bisogna avere sposato la propria madre. Quindi quello che lui ha combinato con l'incesto in realtà è stato ritornare dentro l'enigma, quello che aveva risolto all'inizio. Paradossalmente è diventato lui stesso un oggetto di enigmi, un soggetto di enigmi, perché ha commesso l'incesto. E quindi, diciamo, dentro questo mito c'è una, si direbbe in vecchia terminologia degli strutturalisti, un'isotopia, cioè un ritorno di,
di elementi simili che si richiamano fra loro, che è veramente impressionante. Cioè, questo solutore di enigmi che all'inizio riesce a risolvere l'enigma, però poi non riesce a risolvere l'enigma che è se stesso, non capisce chi ha ucciso, e però mentre lui non sa che mentre sta vivendo la sua esperienza di re, di padre, di signore di Tebe, in realtà sta riproducendo di nuovo enigmi. Quindi è tutto un mito giocato attorno a questi elementi, no? Il sapere, i piedi, la zoppia, gli enigmi che si ripropongono a vari livelli. Si potrebbe leggere, questo lo faceva Lévi-Strauss a suo tempo, come una specie di partitura di musica, no? In cui certi elementi tematici compaiono un po' qui, un po' qua, un po' sopra, un po' sotto. E ecco perché poi l'enigma, la tragedia di Edipo, il mito di Edipo è forse, come dire, il mito per eccellenza, quello che più attrae l'attenzione degli studiosi, ma anche dei lettori, degli spettatori. Perché in realtà dietro questo racconto c'è una straordinaria complessità culturale. Non credo sia solo un caso se Freud proprio è partito da Edipo, no? Per elaborare quella che poi diventa una teoria psicanalitica, cioè utilizzare la mitologia greca come un modo per capire l'inconscio. In realtà questo è un mito estremamente ricco, che quindi si presta a produrre simili significati. Vorrei arrivare a una conclusione adesso. Un teorico americano e anche un giallista americano molto famoso, che si chiamava Van Dyne, il creatore di quel personaggio detective che porta il nome di Philo Vance. Philo Vance, che è era un po' passato di moda, però i cultori del giallo ancora leggono le avventure di Philo Vance. Van Dyne scrive anche una volta una specie di manualetto del romanzo giallo. E dice, quali sono le regole del romanzo giallo? Beh, la prima che pone è proprio questa. Uno, il detective non deve essere l'assassino. Questo è escluso. In effetti sono rarissimi i casi in cui qualcuno si azzarda a fare dell'assassino il detective. In un certo senso, allora, l'Edipo come giallo sarebbe un giallo fallito dal punto di vista di Van Dyne. In realtà abbiamo visto che dal nostro punto di vista sarà anche un giallo fallito, ma è un mito di una straordinaria ricchezza e bellezza, proprio perché riesce a combinare tutto questo intreccio di elementi, compresa la coincidenza fra il detective e l'assassino. Però al di là del giallo più o meno riuscito, più o meno fallito, c'è un aspetto del mito che ancora oggi può far discutere, può far riflettere, ed è la colpa. Edipo è il colpevole per eccellenza, è il miaros, no? Come si dice in greco, quello che è coperto di miasma, coperto di colpa, coperto di contaminazione, di vergogna, perché ha ucciso il padre, perché ha fatto figli con la madre. Però contemporaneamente Edipo è innocente, perché lui nessuna di queste colpe ha voluto commetterla. Quindi questo ci pone di fronte a un dilemma, lo stesso dilemma che poi nell'Edipo a Colono lui stesso proporrà ai vecchi ateniesi, quando Edipo vecchio giunge a Colono, chiede ospitalità ad Atene, e i vecchi gli dicono vai via, sei un mostro, stai contaminando il nostro demos, eccetera. Lui dirà, ma io nessuna di queste colpe ho voluto commetterla, è il destino, è il Dio, che è Apollo, che ha guidato questo destino, che mi ha fatto commettere tutte queste colpe. Allora, il paradosso è che questo mostruoso colpevole, che è Edipo, è contemporaneamente un personaggio anche innocente, se volete, è una vittima di questo destino. Questo ancora è un tema che secondo me ci può parlare, perché nella cultura greca il problema è posto in questi termini, un conflitto fra destino e volontà, e il destino palesemente schiaccia la volontà dell'uomo e lo rende un colpevole, anche se non lo è. Oggi non useremo più la categoria di destino, almeno me lo auguro, insomma, non lo useremo più. Però di fronte a un colpevole, di fronte a qualcuno che ha versato sangue, che ha commesso colpe gravi, può scattare un qualche cosa di molto più laico, che sarebbe la nostra cultura di oggi, che potrebbe essere questo, no? La
il nascere in un certo posto invece che in un altro, il nascere in un quartiere suburbano e degradato intorno a Napoli o in un villaggio pulito, ricco ed elegante dell'Olanda, il nascere in una famiglia abbiente che ti dà un'educazione, che ti ispira a certi principi, eccetera, e il nascere in una famiglia che già è abbondantemente degradata, che è preda degli stupefacenti, del degrado umano, morale, economico, eccetera, eccetera. Allora, come dire, tutto questo fa, se poi quella persona che è cresciuta in quelle situazioni uccide, si copre di sangue, diventa un assassino, naturalmente questo non lo giustifica, resta sempre un assassino. Però contemporaneamente, ecco, qui ci sarebbe una cifra in qualche modo simile al destino che schiacciò Edipo, cioè il tenere conto di questa variabile non personale, superiore, che può determinare la colpa. Di questo a volte ho discusso, per esempio c'erano dei criminologi che dicevano no, questo non ha la minima rilevanza, in realtà il principio che conta è quello della libertà personale, della scelta, del libero arbitrio. Altri che invece sono più giustificazionisti, non più tendono più a dire ma no, questi sono fattori che invece possono influire, spiegare, motivare, eccetera. Sono, come dire, i dilemmi, i temi che questi miti greci, se li leggiamo con attenzione, con un occhio lì, ma contemporaneamente un occhio anche di qua, ecco, sono quei temi, quei problemi, quei dilemmi che ci possano ancora oggi far riflettere. Vi ringrazio. Questo varia moltissimo da cultura a cultura. Nelle culture antiche, che sono quelle che io frequento di più, diciamo, la colpa è una specie di sostanza, è quasi una sostanza, per quanto impalpabile, non è una sostanza che si possa toccare, però è concepita come qualcosa che si sparge e contamina. Per esempio nel mito, che è un altro mito, questo è romano, di Tullia, la figlia di Servio Tullio, che è una donna crudele, che a un certo punto insieme a Tarquinio uccidono la sorella di Tullio, il Tarquinio buono, il fratello di Tarquinio, e poi addirittura il padre Servio, e lei, la figlia, con un carro passa sul cadavere del padre e commette quindi quello che i romani chiamano scelus, la colpa. Questo luogo poi prende il nome di vicus sceleratus, cioè è il luogo dove si è consumato lo scelus, e questa colpa si sparge. E così, non so, c'è una legge arcaica a proposito del ver sacrum, della primavera sacra, in cui si dice verranno consacrate alla divinità tutti gli animali, così così, gli uomini così così, e poi si dice se qualcuno non l'ha fatto, questo però non possa non essere scelus per tutto il popolo. Cioè, se qualcuno ha trasgredito questa offerta per gli dèi che facciamo, ecco, noi chiediamo che lo scelus non ricada su tutti, perché evidentemente l'implicazione è che lo scelus si sparga su tutto il popolo romano. Quindi lì c'è un'idea di colpa che non è più la nostra, mi auguro, cioè è come se un colpevole impesta tutti, oppure no, ecco, mi domando anche questo, se per caso non restano tracce nella nostra cultura di quest'idea che il mostro, il colpevole, il sanguinario, l'assassino, in realtà sta contaminando anche chi gli sta intorno, che potrebbe essere che ancora resta una traccia. Però, ripeto, fra noi e loro qui c'è uno scarto netto.